Lake Como is renowned for its gentle way of life and its fantastic scenery. It's peace. Today is Sunday afternoon though, and as I cross the railway line towards the football stadium, I'm sensing that there's something different in the air. Sono nato allo stadio perché mia nonna era la custode dello stadio. Nessuno conosce meglio lo stadio di te? Di me nessuno sicuramente. Incredibile. E il tuo meglio momento della storia di Lecco? Gli anni 70 e 80, quando Lecco era in Serie C, ma giocava con squadre importanti. Ah, sì. Allora oggi ci saranno 2500 persone. Ci sarà un po' di rumore? Sì, certo, sì. Perché la curva dell'Eco è importante. Grazie mille di avermi parlato e buona fortuna per questo, per oggi e l'anno e il futuro. Grazie e auguri anche a voi, anche al Nottingham Forest. grazie mille. All right then, let's do this. Andiamo. Which other stadiums have you been to in Italy before? Oh, plenty. Yeah? San Siro, Juventus. I like probably Como so far. I was really? There last season. Yeah. Great setting, great stadium. Beautiful, isn't it? Yeah. Awesome, mate. Thanks for speaking. Enjoy the game and have a great rest of the trip, yeah? If you are enjoying this video, I'm sure you'll also enjoy my podcast. Check it out. Siamo 1-0, stiamo giocando abbastanza bene. L'anno passato hai vinto contro Parma e adesso gioca contro Pergolatese. Qual preferisci, Serie B o Serie C? Vabbè, sicuramente la Serie B è un palcoscenico molto più bello. Ti desidero tutta la buona fortuna per l'anno e forse vedere la squadra in Serie B dentro di 2 anni. Grazie. Grazie a te. A Thank you.
quanto riguarda la parte di stamento, lo siamo fatti di via Parigna, ecco, dove vai? Da questi tre punti è come oro per questa piazza, servivano, sì. Oggi servivano proprio veramente. Come vedi questa squadra? Quest'anno è dura, anche se siamo scesi dalla B, siamo in C, è dura ma ce la si può giocare fino alla fine. Salire un giorno a Serie A è credibile, è possibile o che? È difficile ma se questa nuova società ci crede col tempo si può fare. Starò in Inghilterra con un occhio ai risultati di questa squadra perché tifosi grandi come questo non si può dimenticarlo, poi buona fortuna. Ti ringrazio perché vedere te in questa piccola piazza, ma ti è subito piaciuto il contesto, mi fa molto onore e sono contento per te. Contento ma non felicissimo. Questo giocatore, l'attaccante di Inter, è polacco, no? È bravissimo. No, è bravissimo? Un giorno lo vedi in una squadra di Inter? Bisogna vedere, quello sarà un po' difficile, dipenderà tanto da lui, però sì. E tu credi che lui sarà felice con i tifosi? Non hanno smesso tutta la partita, no? Sì, è la nostra specialità, questo è uno stadio piccolo, dicono tutti che è uno stadio all'inglese, è uno stadio dove urli, si sente tutto e sì. Quando per 90 minuti continuano a cantare si sente proprio bene.